Ad oggi sono ormai più di 200 i punti viola distribuiti su tutto il territorio nazionale che offrono assistenza alle donne in difficoltà, ma in che modo? Allora, un punto viola è un punto che offre una prima forma di assistenza alle donne in difficoltà. La caratteristica principale del punto viola è che il punto viola si trova all'interno di un'attività commerciale, quindi garantisce un anonimato tale per cui personale del punto commerciale è formato all'ascolto e a una prima assistenza di chi ha subito violenze o subisce persecuzioni. Il vantaggio di trovarsi all'interno di un'attività commerciale prettamente ad uso delle donne garantisce che la vittima possa entrare in tutta sicurezza all'interno del negozio senza che venga magari seguita dal marito o che quindi trovi uno spazio di tranquillità in cui poter esprimere il proprio disagio e poter chiedere aiuto. E non è un punto che si va a sostituire a quelli che sono i normali percorsi di aiuto, ma è un punto che garantisce un più per poter accedere a determinati percorsi, in modo tale da garantire maggiore sicurezza e la possibilità a una persona che subisce violenza di poter continuare a vivere una vita normale. E un punto viola verrà inaugurato anche a Fano? Sì, esatto. Come associazione abbiamo pensato di inaugurare, grazie anche alla collaborazione di Daniela Cerioni, all'interno della sua parruccheria, presso i Cerioni Parrucchieri, quindi un punto centrale della città in cui tutte le donne che si sentano in difficoltà, oltre magari a dover fare un taglio di capelli, possono andare a chiedere aiuto in quel punto. E per l'occasione sabato 29 ci sarà anche una conferenza. Sì, siamo qui infatti per invitarvi sabato 29 giugno, ore 10, alla Sala della Cultura di Fano per una conferenza legata alla tematica della violenza di genere in modo da poter sensibilizzare tutta la popolazione. La nostra associazione, infatti, il Rotaract Valle del Metauro, che da 10 anni opera sul nostro territorio, è molto sensibile a questo argomento, tanto attuale quanto delicato. Vi aspettiamo!